L'obiettivo era quello di comprendere la conoscenza e la consapevolezza che le donne, tutte le donne, non solo quelle che ne soffrono, hanno del problema del dolore pelvico cronico. In particolare oggi la ricerca era abbastanza ricca, ma vi trasmetto i risultati che riguardano le donne che abbiamo incontrato all'interno di questo campione che soffrono di dolore pelvico cronico. Prima ancora un'informazione per darvi un'idea del fatto che abbiamo cercato di essere più rappresentativi possibili di quella che è la realtà dell'universo femminile in questa fascia di età di cui vi dicevo. Quindi l'età media del nostro campione è circa 36 anni, vedete distribuito bene o male in tutte le fasce di età, in tutte le regioni geografiche, con un titolo di studio superiore, ma anche laurea, con diversi tipi di occupazione. Abbiamo intervistato casalinghe, disoccupate, lavoratrici e studentesse, sposate o fidanzate con o senza figli, quindi un bello spaccato rappresentativo dell'universo femminile. All'interno di questo universo che cosa abbiamo trovato? Un 11% di donne che ci dicono di soffrire e di conoscere il dolore pelvico cronico perché ne soffrono personalmente. Un 5% che ne so che conosce la patologia perché ne soffre qualcuno a sé vicino, e un 45% che ne ha sentito parlare. Quindi al di là dei numeri, 6 donne su 10, per sintetizzare, conoscono il dolore pelvico cronico. Quindi tra le donne insomma se ne parla, poi vedremo attraverso quali canali conoscitivi. C'è un 40% che non ne ha sentito parlare. Ci concentriamo adesso su questo 11% che abbiamo all'interno del nostro campione. Abbiamo proposto loro delle immagini chiedendo di scegliere quelle che meglio rappresentano questo dolore. Queste sono le immagini più scelte, in particolare la prima, guardando il 17% del campione, è l'immagine degli spilli che questo dolore evoca. Tanti spilli pungenti, c'è poi il coltello, la lama affilata con il coltello, c'è questo martello che spacca dei denti in mille pezzi e c'è anche la sensazione del fuoco. Poi abbiamo proposto loro invece delle parole, di nuovo per cercare di cogliere attraverso la loro esperienza l'esperienza di questo dolore. È un dolore che viene indicato come fastidioso, assillante, lancinante, anche straziante a volte. Su una scala, classicamente su una scala di dolore da 0 a 10, ben 2/3 delle donne comunque scelgono valori elevati, dall'8 in su, quindi un dolore moderato forte per esprimere su una scala l'intensità di questo dolore pungente e fastidioso. Qual è il riflesso di tutto questo nella vita di queste donne? Di nuovo delle parole, con cui abbiamo cercato di invitare queste donne a descrivere in termini di vita quotidiana il proprio disagio. Il nervosismo, questo senso continuo assillante di dolore crea nervosismo, crea disagio, crea questo senso di non essere mai in forma, come le donne dello spot che abbiamo visto. Quindi sì, si fanno le cose, si va avanti, ma c'è questa percezione fastidio e di disagio, quindi anche a volte una frustrazione vera e propria, silente e continua. Quindi quali sono le dimensioni della vita quotidiana più intaccate? La vita quotidiana in tutti i suoi aspetti pratici, le donne sono piene di attività durante la propria giornata, tutte queste attività vengono in qualche modo attaccate da questo disagio, da questo dolore, ma anche l'intimità di coppia, quindi la qualità della vita di relazione è danneggiata, e l'umore, e quindi con l'umore il modo di affrontare la giornata, il lavoro, la famiglia, i figli, eccetera. Quindi anche di nuovo utilizzando una scala per comprendere l'impatto che queste donne dicono che ha il loro disagio sulla propria qualità di vita, vedete di nuovo vengono scelti valori molto alti. Il 45% sceglie un valore 6-7, una scala da 1 a 7, per indicare quanto è impattante il dolore pelvico cronico sulla propria qualità di vita. Si
si parlava anche di un lungo percorso diagnostico-terapeutico. In effetti anche tra le nostre donne SAF ci confermano insomma, che sono passati circa in media 7 mesi dal esordio dei primi dolori alla prima visita. Questa è proprio una media, perché in realtà abbiamo trovato donne che al primo mese si sono attivate probabilmente più informate, più consapevoli per attitudine, per spirito personale, più esigenti probabilmente verso la propria salute, che si sono immediatamente attivate. Ma ci sono donne che hanno atteso anche un anno prima di trovare l'occasione, il tempo di prendere questa decisione e quindi rivolgersi al medico. Il primo medico consultato nei 2/3 dei casi è il medico di famiglia, anche se poi complessivamente è il ginecologo, chiaramente la figura di riferimento per le donne che soffrono di questo dolore. Viene consultato complessivamente nei vari percorsi che le donne fanno tra un medico e l'altro, complessivamente 7 donne su 10 passano comunque dal ginecologo, che diventa poi il riferimento. Durante la prima visita la metà delle donne ha ricevuto la prescrizione di esami di controllo, ma anche la prescrizione di una terapia, di una cura, quindi di farmaci, ma anche di consigli sullo stile di vita. In un 24% dei casi c'è stato l'invio di un altro specialista, quindi che può essere l'urologo, può essere anche il gastroenterologo, altre figure vengono a volte coinvolte. Tanto che un 30% delle donne appunto, che ne soffre ha consultato 3 o più figure mediche nel proprio percorso di ricerca verso una cura, una soluzione. Quindi quanto si ritengono soddisfatte di come il dolore è stato gestito e controllato in questo percorso terapeutico? Diciamo, l'insoddisfazione non è alta, ma c'è un 18% di donne insoddisfatte, si può sempre migliorare, il 45% non si sbilancia, però più che altro ci interessa capire che cosa non ha reso soddisfatte queste donne, che cosa ha creato disagio e soprattutto un po' il senso di smarrimento, perché tra le motivazioni dell'insoddisfazione c'è più che altro questo non sapere a chi rivolgersi, sentirsi mandati da una parte e dall'altra, quindi un po' un senso di disorientamento. Dicono appunto, non sapevo a chi rivolgermi, mi sono poco sentita poco seguita dai medici, non sapevo cosa fare, non sapevo quale farmaco prendere, c'è anche chi comunque cerca di affrontare questa cosa da sola, abbiamo visto diversi mesi prima di parlare con un medico, insomma un disorientamento che ci fa capire la necessità estrema di informazione. E infatti quando chiediamo direttamente a loro se hanno desiderio di avere maggiori notizie, assolutamente sì, 9 su 10 hanno bisogno di avere più informazioni sui farmaci disponibili, sulle alternative ai farmaci, anche sulla possibilità in qualche modo di ridurre eventuali effetti collaterali delle terapie che oggi vengono loro prescritte, e perché no anche conoscere le associazioni di supporto, quindi fare rete, che è una cosa sempre molto positiva e di sostegno, soprattutto nel mondo femminile. E infine una slide, un dato che chiama quanti all'azione, medici e giornalisti, in particolare giornalisti web. Vedete qui abbiamo chiesto quali sono i canali informativi utilizzati per cercare informazioni sul dolore pelvico cronico. Qui trovate le risposte non solo delle donne che soffrono di dolore, quelle di cui vi ho parlato fino adesso, ma nel grafico accanto trovate anche l'informazione riferita dalle donne che ne hanno sentito parlare e non ne soffrono, dove si sono informati, come abbiamo sentito parlare. E vedete che la prima fonte di informazione, con il 41%, è il web. Quindi grandissima responsabilità. Web significa tanto, significa sia i siti internet, sia i blog, i forum, dove le donne si informano, si scambiano informazioni. Stessa cosa però anche per le donne che soffrono. Sì, c'è il medico specialista 40%,
l'importanza dell'informazione e l'importanza dei canali che sono coinvolti in questa informazione.